Grazie mille. Volevo ringraziare la Fondazione Istituto Gramsci per l'invito e anche per il fatto che in tempi regolari però ci invita a riflettere sul fascismo, persone di generazioni diverse, e facendo un'opera secondo me fondamentale da questo punto di vista, come testimonia anche il numero di studi storici dedicato al fascismo qualche anno fa. Quindi grazie davvero. Io vorrei cominciare questa mia relazione citando Benito Mussolini, che nel commentare l'incendio all'Avanti dell'aprile del 1919, per molti versi l'atto di nascita del fascismo, rifletteva su quanto avvenuto sottolineando lo spontaneismo dell'azione, ma al tempo stesso rivendicando, e cito, il primo episodio di guerra civile c'è stato, doveva esserci in questa città di impetuosissime passioni. E continuava poi affermando, con una tecnica che poi si sarebbe ripetuta nel tempo nelle retoriche della violenza mussoliniana e fascista, noi dei fasci non abbiamo preparato l'attacco al giornale socialista, ma accettiamo tutta la responsabilità dell'episodio. Come vediamo in questa prima citazione dell'aprile 19, la guerra civile è espressamente rivendicata dal capo del fascismo, seppure ambiguamente, e questo mi pare un punto d'inizio molto significativo, anche se successivamente il discorso del fascismo sulla guerra civile cambierà identificando la guerra civile come minaccia rivolta contro i socialisti, sui quali questa guerra incomberebbe nel caso di un atto rivoluzionario, come risposta ad una violenza imposta dalla violenza socialista, come una necessità non voluta o come la peggiore delle possibilità che la Prima Guerra Mondiale aveva aperto. Affermazioni che mi sembrano tutte poco compatibili con quella prima rivendicazione di una guerra civile espressa nel 1919. Allora, in questo paper io mi propongo di fare, sia pure rapidamente, anzi tengo d'occhio l'orologio, tre cose diverse. La prima è cercare di riflettere sulla definizione di guerra civile, perché il termine è ampiamente utilizzato nel discorso pubblico, lo abbiamo visto anche molto recentemente, ma il rischio di utilizzare questa definizione per parlare di fenomeni molto diversi che non hanno, diciamo, neanche molto a che fare gli uni con gli altri, mi pare importante. La seconda è di guardare a come il tema della guerra civile sia presente nel discorso pubblico del dopoguerra e infine considerare come questo tema sia presente nella storiografia. Ovviamente, diciamo, non si tratta di un tema originalissimo, nel senso che il tema della guerra civile è ritornato nell'attenzione della storiografia, in particolar modo nel torno di tempo che citava anche Silvio Ponsi in apertura, tra la crisi e la fine della guerra fredda e l'inizio degli anni 90, ma spero di proporre alcune riflessioni non scontate. Allora, per quanto riguarda la definizione, a me sembra che, posto che c'è un problema nel trovare una definizione comune di guerra civile, io vorrei partire da una definizione utilizzata da Statis Kalivas in un libro importante che si intitolava The Logic of Civil War, nel quale definiva la guerra civile un conflitto armato, lo cito, realizzatosi all'interno dei confini di un'entità sovrana tra partiti soggetti ad un'autorità comune all'inizio delle ostilità. E questa definizione indica come la guerra civile non possa essere considerata corrispondente ad un uso pervasivo della violenza, e a partire da questa interpretazione mi sembra che un conflitto armato che sottrae le parti in lotta all'autorità comune non si verifichi né nel biennio 19 e 20, quando esiste senz'altro un elevato livello di conflittualità sociale che sfocia talvolta nella violenza contro singoli, contro cose e proprietà, ma quando esiste al contempo un elevato tasso di repressione di queste violenze, di queste dimostrazioni da parte dello Stato, che arriva
al punto che lo Stato arriva ad armare gruppi privati in armi per contrastare quello che appare un pericolo rivoluzionario. La repressione dello Stato mi pare che non possa però in alcun modo, anche quando assume le forme di legittimazione di squadre private, in alcun modo essere considerata l'espressione di una guerra civile, almeno non nelle circostanze evocate. Questa definizione peraltro mi pare funzioni poco anche nel periodo che va dall'autunno del 20 all'autunno del 22, quando gli attori della violenza politica sono soprattutto gli squadristi che agiscono contro altri gruppi che non hanno senz'altro alcuna possibilità di rispondere sul piano della violenza e sul piano della violenza organizzata, in una fase in cui la quiescenza delle forze dell'ordine rispetto a questa violenza squadrista è molto alta, anche se questa il rapporto tra lo Stato e le squadre va articolato senz'altro, e quindi da questo punto di vista mi sembra che la definizione di guerra civile per indicare il dopoguerra sia senz'altro problematica. Questa difficoltà di identificare in questi episodi una guerra civile non ha solo a che fare con la lontananza tra gli obiettivi rivoluzionari e l'effettiva efficacia dell'organizzazione rivoluzionaria della sinistra politica in Italia nel biennio 19-20, ma anche con il fatto che se quel biennio è il momento in cui abbiamo la costruzione di un rapporto lineare tra lo Stato e le squadre armate, che in qualche modo permettono di configurare uno scontro tra soggetti politici disposti a scontrarsi sul piano della violenza, quello è anche il biennio in cui la quantità di violenza fisica letale è sicuramente più sotto controllo da parte dello Stato. E anche quando le cose cambiano nel 2022 e il rapporto tra le squadre e l'istituzione della pubblica sicurezza va articolato e non è unidirezionale, anche qui mi sembra che i segni della guerra civile non si possano trovare. Neppure la marcia su Roma, l'evento nel quale senz'altro si verifica un tentativo di attacco armato allo Stato, può essere considerato un episodio di una guerra civile, in quanto quel conflitto non è agito da parte dello Stato e quindi quell'atto eversivo rimane tale, anche se viene normalizzato, senza trasformarsi in una guerra civile. Se la guerra civile non richiede una corrispondenza e un equilibrio tra le forze in conflitto, si tratta infatti spesso di conflitti asimmetrici, tuttavia essa richiede almeno la presenza di attori, e mi riferisco qui di nuovo alla definizione di Calivas, con un certo grado di organizzazione e di una violenza di una certa magnitudine. Il punto mi pare essere che in nessuna delle diverse configurazioni che il primo dopoguerra assume, il conflitto bellico, anche se civile, tra due poteri che si contendono il controllo dello Stato, di fatto non avviene mai nella sua pienezza. E questo mi pare un punto significativo, insieme al fatto che se si segue il ragionamento di Calivas nelle sue diverse articolazioni, anche la divisione dell'entità sovrana in territori sotto l'autorità di forze diverse riesce difficile da identificare, se non in casi molto limitati e molto da contestualizzare. E quindi sulla base di queste considerazioni sostanzialmente mi pare complicato definire il primo dopoguerra italiano come un periodo di guerra civile, anche se questo non toglie nulla all'intensità della violenza e della repressione di quegli anni, alle migliaia di omicidi politici, al livello drammatico dello scontro politico-sociale e alla cultura di violenza e di guerra che una parte del nostro paese coltivava. La riflessione sulla guerra civile mi pare però possa aiutare a riflettere sulle continuità e discontinuità con la guerra, sugli attori della violenza politica e i loro rispettivi ruoli nell'arena pubblica e sulle loro capacità organizzative e di azione. Ci aiuta anche a laicizzare il dibattito, anche storiografico, sulla guerra civile, riconoscendo con chiarezza che gli attori potenzialmente interessati alla presa del potere, anche con la violenza, erano più di uno, e che tra questi attori va considerata anche la classe dirigente liberale, che era disposta a far venir meno le regole del confronto politico istituzionale che si erano date per prevalere nel controllo delle istituzioni, anche da dentro le istituzioni stesse. E questo mi pare ci ricordi anche che per il primo dopoguerra il tema non è tanto
ed è ironico che io lo sottolinei, l'uso della violenza endemico in quel contesto, a parte di un discorso politico e di un confronto pubblico che si esercitava in un contesto specifico, quello del dopoguerra, in cui la violenza era uno strumento possibile dell'azione politica. Non è quindi il tema della violenza, dicevo, chi comincia ad usarla, ma il tipo di società che si intende costruire e gli strumenti con cui lo si fa e il ruolo della violenza nell'esercizio del potere e nella definizione di una cultura politica. Allora, come abbiamo visto, la guerra civile è però parte integrante del discorso pubblico degli anni 19-22, lo è in alcuni momenti focali. Un primo momento lo abbiamo già visto, è quello dell'assalto all'Avanti, in cui si comincia a citare il tema della guerra civile, e questo tema viene articolato sia nelle parole di Mussolini che nelle parole di alcuni socialisti. La questione della guerra civile ritorna poi con la presa di Fiume da parte di D'Annunzio, e qui diciamo voglio citarvi almeno Antonio Gramsci, che riflette su questi temi e che dà una definizione molto diversa da quella che io ho scelto e ho offerto di guerra civile articolata da Calivas, sulla quale potrebbe anche discutere, ma ovviamente non ho il tempo di farlo. E Antonio Gramsci in quella occasione, parlando di D'Annunzio a Fiume, diceva: il gesto letterario ha scatenato in Italia la guerra civile. La guerra civile è stata scatenata proprio dalla classe borghese, che tanto la depreca a parole. Perché guerra civile significa appunto urto dei due poteri che si disputano a mano armata il governo dello Stato. Urto che si verifica non in campo aperto tra due eserciti ben distinti, schierati regolarmente, ma nel seno stesso della società, come scontro di gruppi raccogliticci, come molteplicità caotica di conflitti armati, in cui non è possibile alla grande massa dei cittadini orizzontarsi, in cui la sicurezza individuale dei beni sparisce e le succede il terrore, il disordine, l'anarchia. In Italia, come tutti gli altri paesi, come in Russia, come in Baviera, come in Ungheria, è la classe borghese che ha scatenato la guerra civile. Allora, il tema della guerra civile quindi è centrale nella riflessione socialista presa di Fiume da parte di D'Annunzio, ma echi della questione si possono incontrare anche nel modo in cui Nitti riflette su una possibile risposta a questa presa di Fiume nei suoi discorsi parlamentari. Non ho il tempo di soffermarmi a lungo su questi episodi, però mi pare opportuno segnalare quali sono gli episodi in cui si parla di guerra civile con più enfasi nel primo dopoguerra. Il terzo momento è l'autunno del 1920, assalto alle amministrazioni socialiste. Si potrebbero citare sia Mussolini che sottolinea: noi non siamo bevitori di sangue né esteti della violenza, e mille volte su queste colonne abbiamo detto che tra tutte le guerre possibili e immaginabili è quella civile quella che ripugna più il nostro animo. Abbiamo sempre dichiarato e dichiariamo che siamo pronti ad accettare, quando ci sia imposta, la guerra civile e a condurla con la necessaria energia e intrepidezza. L'una e l'altra eventualità dipende dai socialisti. Vedete anche la distanza rispetto a quella prima evocazione della guerra civile che era stata offerta nel 1919 e che invece rivendicava dall'interno di una prospettiva politica e anche di un contesto nel quale si pensava che questa dichiarazione potesse venire accolta, il tema della guerra civile. Su questa definizione di guerra civile del periodo che va dall'autunno del 20 all'inizio del 21 torna anche Giacomo Matteotti, e in una citazione che è interessante, perché sottolinea in qualche modo la responsabilità del governo nel determinare una situazione di guerra civile nel momento in cui il socialismo sta facendo di tutto per arginare la risposta violenta delle classi popolari. Non torno sulla citazione perché purtroppo il tempo è quello che è. Le altre tre occasioni in cui la guerra civile torna al centro del discorso pubblico del primo dopoguerra sono nel marzo 1921, quando i socialisti sono preoccupati che l'evocazione e poi la realizzazione delle elezioni possa configurare un momento in cui si
ridefinisce un conflitto da guerra civile in Italia e si chiede anzi di pensare di evitare le elezioni sulla base del fatto che la chiamata alle urne possa creare un clima da guerra civile nel paese, cosa che poi diciamo di fatto la violenza espressa in quei mesi è effettivamente rilevante. Ritorna ancora nell'estate del 1922, nei giorni successivi allo sciopero legalitario e soprattutto alla risposta dello sciopero legalitario da parte dei socialisti, e infine ritorna con la marcia su Roma quando il fascismo sottolinea i meriti del sovrano nell'aver voluto evitare una guerra civile. Allora, a partire da questo mi pare opportuno pensare al modo in cui la storiografia ha ragionato sul tema della guerra civile, facendo però un passaggio intermedio. Il passaggio intermedio è il modo in cui negli anni 20 e 30 si è tornati sul dopoguerra come possibile guerra civile da parte dei fascisti e anche degli antifascisti. E a questo proposito vorrei sottolineare come appunto in Margherita Sarfatti, nella vita di Benito Mussolini, si faccia riferimento al tema della guerra civile in modo esplicito con riferimento alla marcia su Roma e all'evitare, alla scelta del capo dello Stato di evitare la guerra civile attraverso la firma del decreto del Stato d'assedio, riprendendo quindi abbastanza direttamente Mussolini, anche se in termini impliciti Sarfatti evoca la guerra civile anche quando fa riferimento alla capacità del fascismo di bloccare l'ondata rossa in Europa, cosa che ovviamente è un'invenzione un po' favolistica, ma insomma comunque questo c'è. Altri riferimenti al tema della guerra civile si possono trovare in termini analoghi in Luigi Villari, in The Waking of Italy, nel 24, e soprattutto, e mi pare significativo, in Alfredo Rocco, nel volume La trasformazione dello Stato, dallo Stato liberale allo Stato fascista, che mi pare una matrice importante anche per le riflessioni del dopoguerra, quando Rocco sottolinea come il dopoguerra avesse rappresentato un periodo di totale anarchia nel quale lo Stato, divenuto l'ombra di se stesso, dovette assistere impassibile allo scatenarsi delle guerre civili, impotente a fermarle e a dominarle. A questo punto lo Stato liberale democratico era virtualmente in Italia finito. La marcia su Roma fu la constatazione storica di quel crollo. Allora, ci sarebbe molto da dire su questo, ma magari ci torneremo. Voglio solo dire che l'uso del termine guerra civile e della riflessione sulla guerra civile è presente, anche se in modo non dettagliato, in Gaetano Salvemini, che intravede due periodi secondari nella guerra civile 21-22, cito: quello che va dall'autunno 20 all'estate 21, durante il quale i fascisti e le autorità militari agirono d'accordo con il governo regolare, e quello che va dall'estate 21 all'estate 22, durante il quale, non obbedendo più il governo regolare, essi agirono per conto proprio. Il tema qui però della guerra civile è il tema dell'uso della violenza più che non della guerra civile, perché manca uno dei due contendenti. E vengo qui alla riflessione più significativa che sul tema della guerra civile è stata fatta rispetto al primo dopoguerra, che è quella successiva all'89, che vede Claudio Pavone come uno dei principali interpreti uno dei principali storici che rimettono al centro della riflessione anche del dopoguerra la guerra civile, malgrado sia lui che Ranzato nel volume successivo sempre sulle guerre civili, che è il primo volume che fa i conti un po' più ampiamente sulla categoria della guerra civile, sulle possibili utilizzi della guerra civile, usa in modo critico il riferimento alla guerra civile al primo dopoguerra come guerra civile, ma sottolinea, a mio parere, in maniera molto significativa, come le violenze di quegli anni costituiscono una matrice fondamentale per la realizzazione e il verificarsi di una guerra civile nel 43-45.
E vorrei però concludere riferendomi a due altre riflessioni sulla guerra civile nella storiografia italiana, e sono da una parte la riflessione di Fabio Fabbri, che come sapete intitola addirittura, diciamo, sottolinea come il dopoguerra sia stato una guerra civile fin dal titolo del suo volume Le origini della guerra civile. In Fabbri c'è una contraddizione nella sua riflessione, perché Fabbri mette a tema l'esistenza di una violenza sociale intensa, oltre che l'intervento pesante e violento delle forze dell'ordine sia in proprio che per interposta persona, per reprimere il conflitto, oltre che la militanza politica non sempre violenta del movimento operaio nelle sue diverse articolazioni. Però in qualche modo egli si trova in un impasse, perché se da una parte respinge il nesso biennio rosso, biennio nero, come mi pare opportuno fare, dall'altro, enfatizzando il tema della guerra civile, rischia di portarci proprio laddove invece opportunamente aveva indicato i limiti di letture molto orientate e poco utili a raccontarci la realtà di quel dopoguerra italiano. E la guerra civile che Fabbri evoca è una guerra civile tutta costruita sulla definizione del movimento operaio come nemico interno da reprimere e sul ruolo della repressione, un tema che di nuovo non spiega fino in fondo il perché dell'utilizzo della definizione di guerra civile. L'esito più interessante però di questa riflessione, oltre che il più problematico sulla guerra civile, è quello di Vivarelli, che nel volume Il terzo delle origini del fascismo del 2012, dopo una vita spesa ad analizzare con anche qualche finezza di analisi la crisi del dopoguerra italiano, in una svolta che lo ha portato a raccontare non solo ma anche a rivendicare il suo passato di combattente per la Repubblica Sociale Italiana, nell'ultimo volume della storia del dopoguerra mette al centro la narrazione della guerra civile, precedentemente osteggiata come definizione capace di spiegare, ragion per cui lo stesso Vivarelli osteggiava la definizione del primo biennio del dopoguerra come un biennio rosso. La guerra civile però in questo terzo volume campeggia come titolo di ben due capitoli, anche che sono dedicati alla violenza fascista, che in realtà sono tesi a enucleare come la violenza fascista non fosse, e cito, mai fine a se stessa, e quel cui fine fosse abbattere le strutture del potere socialista più che le persone. Una guerra civile, insomma, lanciata al fine di sgovernare quella guerra civile evocata e mai combattuta di cui il Partito Socialista sembrava essere responsabile. A 100 anni di distanza da quegli eventi appare indiscutibile che il monopolio statale, non solo dell'uso ma anche della legittimità dell'uso della violenza, non appartenga in quel primo dopoguerra completamente allo Stato. Ma anche che quella legittimità e quell'uso fosse in quello stesso contesto messa in discussione delle istituzioni in molte parti dell'Europa. E difatti anche secondo me l'uso di guerra civile rispetto all'Italia è problematico in un contesto in cui l'Europa, episodi di guerra civile si stavano verificando in maniera molto più propria rispetto a quelle del nostro paese. E tuttavia è difficile qualificare quindi l'esperienza italiana come uno stato di guerra civile. L'ampiezza di questa crisi di legittimità rende però evidente come il tema del chi ha cominciato la guerra civile non sia un elemento di comprensione del dopoguerra o delle forze politiche che furono protagoniste dell'esercizio della violenza in quegli anni, e mostra indiscutibilmente che il discorso della violenza e anche la possibilità dell'utilizzo della violenza per la tutela di interessi di gruppi in quegli anni sia trasversale, e che quella trasversalità attraversa un pezzo consistente della società e delle istituzioni politiche, e si definisce in azioni, programmi, progetti, organizzazione, articolazione del potere profondamente diversi tra loro. Da questo punto di vista, se si può certo pensare che in configurazioni diverse le cose sarebbero andate diversamente, compiti degli storici non è fare un processo alle intenzioni, ma interpretare la realtà alla quale si configurò. E da questo punto di vista non è discutibile che il fenomeno violento di maggior rilevanza di quegli anni, quello trasformativo della realtà politica e istituzionale, generatore di un nuovo ordine politico eversivo rispetto allo Stato liberale, discriminatorio e violento nei confronti di interi gruppi sociali e politici, oltre che religiosi, e razzista, sia senz'altro quello squadrista e fascista. Un fenomeno e una violenza,
sono in conclusione, un fenomeno e una violenza che non furono mai una guerra civile, per la ragione che nessun altro gruppo in Italia ebbe la possibilità, e questo riguarda i socialisti, le loro capacità di organizzative e di azione, o la volontà, e questo riguarda lo Stato, se non in relazione a singoli episodi, di combattere in modo organizzato e compiuto la violenza squadrista o di combattere una guerra, una guerriglia di alta o bassa intensità nei confronti del fascismo. Quindi diciamo, mi pare che il tema non sia tanto il tema della legittimità o della non legittimità degli attori orientati all'uso della violenza, ma l'orizzonte politico che essi andarono a disegnare e nel quale appunto la violenza poteva essere sia una fonte di conquista del potere che anche di organizzazione della politica. Grazie.